I bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti, come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni. Cos'è l'amore? È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare ore oh, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua, né sulla lingua. I bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia, né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti,
come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh. Non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, eh? Finché i cretini fanno, ah. Finché i cretini fanno, boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno, oh, basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni, e ognuno è perfetto, uguale il colore, e viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore. Oggi siamo venuti a visitare il frantoio Pane Bianco. I bambini adesso della seconda C del plesso di via San Nicola pongono delle domande alla proprietaria del frantoio. Prego bambini, Zaira. Quanto è il pane nel frantoio Pane Bianco? Allora, il frantoio Pane Bianco, qui in questo modo come lo vedete voi, nasce circa 50 anni fa, quindi voi ancora non eravate neanche in programma, e il nonno di Giuseppe ha deciso, buongiorno, salve, ha deciso di iniziare a intraprendere questa attività perché ogni volta si poneva il problema di come fare l'olio e hanno deciso di aprire il frantoio. Sufficiente com'è? Ho altre domande, va bene? Con che tipo di olive viene prodotto il vostro olio? Quello che vi facevo vedere prima, ci sono tantissimi tipi e tantissime varietà di olive, però la differenza essenziale sta nelle olive verdi e nelle olive scure, più mature. Le olive verdi sono migliori a quelle più mature perché? Perché più sono verdi e più l'olio è pregiato, ovvero si parla di olio vergine o extravergine d'oliva, che ha pochissima acidità, mentre le olive più maturano, più diventano scure, danno più olio, danno più resa, però aumenta anche il grado di acidità dell'olio, quindi è meno pregiato, diciamo, è sempre buono, però è meno pregiato rispetto a quello fatto con le olive verdi, avete capito? Quindi uno deve decidere se preferisce la qualità o la quantità. La quantità. Voi che preferireste? La qualità. Brava che c'è. Esatto. E sapete un'altra cosa? Che l'olio, quello più pregiato, quando voi lo assaggiate, pizzica un po'. Più sentite più l'olio che pizzica, è amaro, e più è buono. Mentre più è dolce, più è acido, quindi un po' meno pregiato. Sembra strano, sì, ma è così. Rangitori, centrifugatori, separatori. Come è cambiata la produzione dell'olio nel tempo? Allora, questo frantoio qua, per quanto si fa aiutare, diciamo, da... Attenzione alla macchina. Sì, no, voilà, ecco. Si fa aiutare da macchinari, come voi avete visto, il muletto,
E le macine, avete visto che ora girano, hanno un robottino sotto che le fa girare. Anticamente invece c'erano gli asini, perché nelle macine c'erano dei bastoni molto lunghi dove si attaccavano gli asini e giravano. Nella stessa cosa nel separatore. Adesso c'è questa ventola che a mano gira velocissima e separa l'olio dall'acqua. Anticamente invece si faceva come ha fatto Giuseppe nel bicchiere, si metteva in delle cisterne molto grandi, si faceva riposare ed essendo più leggero l'olio saliva a galla e poi con dei contenitori si prendeva e si metteva nei bidoni. Adesso noi lo facciamo automaticamente, però questo processo qua, questo si chiama frantoio tradizionale. Perché? Perché viene fatto tutto a freddo e il ciclo dell'olio è quello di una volta. Invece adesso ci sono i frantoi quelli a filo continuo si chiamano, che sono quelli più più tecnologizzati, che usano l'acqua calda, il calore, per separare prima l'olio dall'acqua e cambiano un pochino le proprietà organolettiche proprio dell'olio. Noi invece facciamo tutto a freddo come si faceva una volta, quindi la lavorazione è praticamente uguale, solo che invece di usare l'asino usiamo i motori per aiutarci e far prima, capito? Quante ore al massimo devono passare dalla raccolta delle olive alla lavorazione? Prima si lavorano e meglio è, perché le olive, stando soprattutto in questi cassoni o comunque dappertutto, una volta che tu le stacchi dal ramo, ovviamente muore il frutto, perché lo stacchi dalla pianta madre. Quindi più sta, è buono farlo stare qualche ora prima di lavorarlo, perché appena appena si asciuga. Però se lo fai stare troppo ovviamente si guasta, si marcisce. E quindi prima fai è meglio, diciamo già il giorno dopo dovresti lavorarlo, al massimo dopo 2 giorni, sarebbe l'ideale da quando hai raccolto le olive. Allora ieri a Vagliari l'avete fatto? Sì. Allora li avete raccolti a Vagliari e oggi la dovete lavorare? Di solito sì, queste dopo 2 o 3 giorni che entrano nel frantoio sono già in lavorazione. Di solito è così. Quali sono le regole vostra per scegliere un olio extravergine di oliva di qualità? Allora, prima cosa, le olive che devono essere verdi. Ha trovato un seconda cosa, quando si fa l'olio, quando è già uscito il prodotto, io ho una piccola scatoletta, un kit si chiama, per fare le analisi dell'olio e vedere l'acidità. Allora io prendo vari campioni di olio, perché le olive, anche se sembrano tutte uguali, sono diverse. C'è quella più, anche se sono verdi, però c'è quella che può essere più matura e meno matura nonostante sembrino uguali. Allora, quando esce l'olio, che faccio? Prendo vari campioni, gli faccio le analisi e vedo l'acidità quant'è. Se l'acidità va da 0 a 4 è extravergine di oliva, se l'acidità va da 4 a 10 è olio vergine di oliva, se l'acidità va oltre il 10, che poi sarebbe 0,4, quindi a un punto di percentuale, già è olio normale. Quindi è buono sempre, però lo preferisco meno. Quindi diciamo da 0,0 a 0,1 è buono, dall'1 in poi è già un po' meno buono, quindi bisogna fare le analisi poi sull'olio per essere sicuri che sia vergine o extravergine di vita. Cosa succede a ciò che rimane sui biscotti dopo l'estrazione? Avete visto, vi ho fatto vedere quello che rimane della pasta schiacciata, è molto secca. Quella pasta lì si chiama sansa, una volta che è stata schiacciata ed è tolto tutto l'olio, quello che rimane si chiama sansa. Quella sansa lì viene usata per accendere il fuoco, si usa nelle stufe, non so se voi le conoscete, le caldaie, ce l'avete presente? Le caldaie per riscaldare? Si usa soprattutto per accendere le caldaie o comunque diciamo in alcune industrie viene ripressata e quel po' di olio che esce viene a volte anche rimesso in commercio, però non è troppo buono, è meglio prenderlo e usarla per accendere le caldaie e tutte le varie cose. No, ora zitto, stai qua. Olio extra vergine di
Allora dipende, noi qua essendo un frantoio moliamo le olive per altre persone, quindi non facciamo pagare l'olio, noi facciamo pagare la molitura, cioè la lavorazione. Però in effetti un buon olio, non parliamo di extravergine, già il vergine di oliva dovrebbe aggirarsi almeno intorno ai 10-12 euro al litro perché sia proprio buono. Poi ovviamente uno si deve adattare alle leggi del mercato, è per la concorrenza, per tutto quello che c'è, quindi scende. Però meno di 8 euro, se uno va a comprare un litro di olio vergine di oliva, lo paga meno di 8 euro, si deve preoccupare. Vuol dire che non è che sia proprio tanto tanto buono, perché i costi di lavorazione ci sono purtroppo. Jacopo? Quanto è importante per la nostra città la produzione di olio? Tanto, è molto importante perché avete visto noi dove abitiamo? Abitiamo tra la collina e il mare. Nella nostra zona i terreni sono buonissimi, però a volte sono difficili da lavorare, tipo il monte. Allora cosa si fa? Si piantano gli alberi di vino che non hanno bisogno di grandi lavorazioni con produttori e macchinari. E ci danno possibilità di lavorare, di produrre e di guadagnare. Quindi è molto importante la lavorazione dell'olivo, perché nella nostra zona è una delle cose più facili, più semplici da produrre, diciamo, se così si può dire. Perché al monte andare a piantare magari, non lo so, un peschetto dove si deve andare con dei trattori particolari non ci si potrebbe mai fare. Quindi con le olive va bene, anche perché poi anticamente cosa facevano per pulire gli uccelli? Ci liberavano il bestiame, le mucche, le pecore che mangiavano tutta l'erba intorno. Quindi in effetti i contadini che avevano l'uliveto convenivano perché riuscivano a far mangiare il bestiame, mantenevano pulito l'uliveto e alla fine producevano sia il cibo per gli animali, quindi non pagavano molto perché mangiavano così liberamente. E poi producevano l'olio e l'olivo per loro, quindi era comoda come cosa, che mi dite? No? È